Vorrei ricordare insieme a voi la potenza dell'esperienza Città dei Bambini e delle Bambine. Tanti anni attraverso i quali non è cresciuta soltanto la città di San Giorgio Cremano e la sua infanzia, ma è cresciuta tutta la comunità. Mi piace spesso ricordare il fatto che laddove arrivano i bambini, arrivano tutti. Ed era d'altronde questo il concetto principale da perseguire nel fondare questo laboratorio regionale. Io ho avuto la fortuna di lavorare in diverse occasioni con la Città dei Bambini di San Giorgio e ho sempre riscontrato la volontà di dare priorità ai processi educativi, più che, come dire, fuochi d'artificio, le cose in qualche modo appariscenti, di cui insomma, questo periodo sembra bello pieno. Vivere un'esperienza come questa, che nel corso degli anni, nonostante i cambi, come dire, di giunta, nonostante, come dire, le alternanze politiche, si sia avuto in qualche modo nel comune la volontà di continuare qualcosa che aveva avuto un senso per i bambini, per la città, per il piacere di perseguire una dimensione di laboratorio, di costruzione, di creatività, di esperimento, di gioco. Non è una cosa da tutti, soprattutto di questi tempi. E io mi ritengo fortunato. Fortunato di aver collaborato con la Città dei Bambini e fortunato il fatto che i miei figli vi abbiano in qualche modo partecipato, abbiano fruito delle attività. I primi bambini che credo di aver incontrato adesso avranno tra i 20 e i 30 anni, saranno, come dire, in una fase della vita complicata. Eppure sono convinto che attraverso i laboratori che hanno fatto noi gli abbiamo dato qualche strumento per meglio districarsi in questi tempi così contraddittori. Che fortuna, eh?